sempre molto bassi, cioè questa Però comunque è una Juve che poi analizza un attimo la squadra nostra, quella di oggi, ma in generale possiamo anche allargare a quella che poi è quest'anno. Abbiamo giocatori di velocità, di sì, contropiede certo, e con assolutamente. tutto rispetto, Certo. tranne forse un po' Matthijs, difensori che Certo. nello spazio con Osimhen, obiettivamente Avete io e fatto Leo bene, no? Sono non d'accordissimo, possiamo, infatti quindi strategicamente oggi era giusta. secondo me questa squadra quest'oggi chiaramente per scelta quelle caratteristiche del Napoli, di Insigne, di Politano, di Osimhen, di Lozano quando è entrato, l'avevamo fatto molto bene perché alla fine non sono mai stati pericolosi e come avete visto anche nelle altre partite di campionato, non tanti riescono a concedere così poco al Napoli. È chiaro che poi bisogna essere un po' più propositivi quando le partite lo concederanno, anche tenere un po' di più la palla. Quando ci saranno Dybala, Cuadrado, Chiesa, sicuramente è diverso da giocare con tutto rispetto con De Sciglio o con altri giocatori che hanno fatto secondo me una partita grandissima oggi ma hanno caratteristiche diverse. Quindi a seconda delle partite della squadra che avremo a disposizione sicuramente cambieremo un po' atteggiamento. È lecito anche avere un po' il controllo in prima partita, però il controllo della partita c'è anche quando non hai la palla. Secondo me oggi quella l'avevamo controllata bene anche nelle fasi in cui lasciavamo la palla al Napoli e potevamo essere ancora più pericolosi in qualche contropiede Primo perché alla tempo fine sicuramente. Il primo tempo avevamo ancora gamba per ripartire e per fargli male. Il secondo tempo c'è un po' mancata. L'avrei fatto vedere giovedì pomeriggio l'allenamento in che condizioni erano Kulu e Morata arrivati dalle trasferte. Vi assicuro che chiedergli di più era difficile. Io sono veramente orgoglioso e soddisfatto di tutti i miei compagni perché oggi la prestazione della partita c'è stata. Poi, il risultato non ci ha premiato, siamo tutti consapevoli delle grandi aspettative che si hanno quando si gioca la Juventus, ma bisogna andare avanti con grande calma, con grande equilibrio e con tanto lavoro che poi è nel DNA di questa società e te lo sai bene. Giorgio, sei tu il capitano?